Buongiorno bestie, ben ritrovati in una nuova puntata di GameStop Zing TV. Come al solito io sono nel fantastico negozio GameStop Zing di City Life. Ormai fa freddino, io mi ostino a buttare fuori le bocce, ma che ve devo dire, che me guardate a fare se no, no? Giusto? Perché fa freddo? Perché ormai siamo sotto Natale, quindi mi pare il momento opportuno per iniziare a darvi qualche così indicazione, qualche dritta sui regali di Natale. Infatti dopo guarderemo insieme un po' di queste cose fantastiche che vedete alle mie spalle nel setup di oggi, ma non sarà l'unica cosa di cui parleremo oggi. Oggi infatti avremo un ospite meraviglioso, ovvero Serena Puppo, che se non conoscete, raga, andatela a cercare, ragazza giovanissima, molto talentuosa, cantante, tiktoker, insomma, dopo ne parliamo in abbondanza quando ci raggiunge. Nel frattempo volevo rispondere alle vostre domande, molto rapidamente perché abbiamo veramente tante cose da fare oggi, quindi partiamo subito in tromba con la prima. Mi chiedete, Capodanno hai prenotato? Sei una che vive la giornata o programma tutto? Allora... Cosa divertente? No, per me assolutamente no, però sì, ho prenotato, nel senso che mi hanno più o meno incastrata ad andare a Roma a trovare degli amici. In realtà mi sono affidata per l'appunto ai suddetti amici, che mi hanno indicato un Airbnb meraviglioso che costava pochissimo, eccetera. Lì mi sarei dovuta così fare due domande, no? Perché costa così poco a Roma? Perché non è a Roma, è leggermente fuori, ma leggermente al punto che ci vuole circa tipo mezz'ora di macchina, che significa che con i mezzi sarà veramente un incubo, per cui mi sono amaramente pentita, mannaggia, felice Ciane Denise, che non guardate mai il mio programma, ma se lo guardate questa ve la beccate. No, comunque sì, sono organizzata. In generale organizzo tutto, pianifico tutto, ma non perché sia una gran pianificatrice o altro, ma perché io ho la memoria di un pesce rosso, quindi se non mi segno tutto mi perdo i pezzi. E quindi insomma, come al solito, sì, il tutto si riduce alle mie mancanze mentali, come sempre, no? Ah, che bella la... come dire, il self... come si dice... Vabbè, sei il podio, ecco. Prossima domanda, cosa ne pensi della petizione che vorrebbe far spostare Luca ad un'altra data? Raga, Luca c'è da tipo 50 anni, ok? Una petizione da 1000 firme, cosa potrà mai fare? Voglio dire, niente, assolutamente niente, ve lo dico io che cosa potrà fare. No, capisco il disagio del discorso pioggia, eccetera, più che altro legato alle gare cospe, perché ci sono delle gare che hanno delle valgono delle qualificazioni importanti per altre gare importanti, per cui magari il lato cosplay, la gestione della gara e del pre-gara soprattutto, forse dovrebbe essere gestito in maniera un pochino diversa per come dire, evitare certe appunto problematiche che si vengono a creare per forza di cosa con la pioggia, essendo comunque i palchi messi all'esterno e quindi con circondati dal verde, che ovviamente con la pioggia si trasforma in melma, ecco. Quindi quello sicuramente per la data mi sembra un po' assurdo cercare di spostare una manifestazione che è da 50 anni che si tiene durante il Ponte dei Morti, su via. Quindi ecco, stacce. Prossima domanda, ultimo libro che hai letto? Allora, l'ultimo libro che ho letto è Jewels of the Crown di Alessandra Zanetti in Arte Furibionda, del quale peraltro sto preparando un cosplay, e, che arriverà presto. Molto carino, tra l'altro ve lo consiglio, vabbè, ovviamente, ma se seguite le mie storie di Instagram ne ho parlato abbondantemente. Contemporaneamente, come sempre, come tutti gli anni, rileggo Il Signore degli Anelli, quindi sono a buon punto. Normalmente lo finisco appunto attorno a Natale e poi riprendo nei primi mesi dell'anno successivo. E è sempre un piacere, appunto, collegandomi al discorso della memoria di un pesce rosso, il vantaggio di avere una memoria di pesce rosso è che posso rivedermi film e rileggermi libri tranquillamente, perché il 90% me lo dimentico, quindi insomma bene così. Ultima domanda velocissima, team Grinch o team Babbo Natale? So che normalmente sono molto cinica e, come dire, un po' tsundere, un po'... quindi vi aspettereste team Grinch? In realtà è team Babbo Natale, perché io sono mega super hypata più o meno da metà agosto per il Natale, quindi come tanti di voi lo sono per Halloween, io lo sono per il Natale, ma proprio in maniera malsana, per cui assolutamente team Babbo Natale, anche se il Grinch, vabbè, come gli si fa a non volergli bene. Tra l'altro sono una delle poche a cui il film del Grinch di un bel po' di anni fa con Jim Carrey era piaciuto tantissimo. I know, that's sad, but what you gonna do? Bene, grazie mille per le domande, ci muoviamo subito perché appunto la puntata è ricca ricca di contenuti, quindi facciamo un piccolissimo momento di pausa e ci rivediamo tra poco. Eccoci, finalmente ci ha raggiunto la nostra influencer, parlo come se fossi stata qua a aspettarla, invece poverina è stata puntualissima. Siamo qua con Serena Puppo. Ciao. Piacerissimo, carissima, grazie mille di essere qua con me. E dal vivo è
molto più carina innanzitutto. È, proprio, è carina ed è pochettina, è una bambolina. È veramente adorabile. Allora, se non la conoscete, Serena Pupo è, diciamo, una personalità dell'internet, TikToker, soprattutto è una cantante emergente, vero? Recentemente è uscito appunto il suo primo singolo, che si chiama come il Titanic. Esatto. Senti, raccontami un po' di questa transizione da appunto personalità prettamente dell'internet, se vogliamo, invece a cantante. Io in realtà, cioè, ho sempre fatto cover su internet, quindi comunque la passione per la musica è sempre stato un po' l'argomento portante comunque di tutti i miei social, Instagram, YouTube, eccetera. Poi comunque quando le cose crescevano ho visto che comunque era giusto anche avere un'interazione con le persone comunque che mi seguivano, e quindi adesso, cioè, di cover ne sto facendo veramente poche, perché mi sto puntando appunto molto di più sulla mia musica. E invece TikTok lo uso perché, cioè, è divertente, mi diverto, ci sta, però anche lì sempre qualche cover ogni tanto c'è, quindi... Sì, certo, insomma. E senti, da quanti anni è che ti cimenti nella musica, nel canto? Allora, in realtà il mondo dello spettacolo mi è sempre piaciuto, tipo già alle elementari facevo tipo il progetto tipo di musical delle scuole elementari, sì, lì, sì, con la scuola, eccetera. Poi però la musica più verso le superiori, che ho appunto ho pubblicato il video, e da lì poi le medie, c'era questa band della scuola, quindi cantavo lì, e quindi più o meno dalle medie. Certo, musical, mi piace questa cosa. Bello, musical. Sarà divertente. Ma senti, ma quindi sei anche appassionata di musical in generale, o è una cosa che insomma facevi? Sì, cioè nel senso, facevamo tipo i cartoni comunque, l'unico musical che abbiamo fatto è stato Grease. Però il resto erano tipo i cartoni che appunto c'erano... Quindi i cartoni della Disney, per intenderci, esatto. Che sono tutti cantati effettivamente, sono di fatto dei musical. Quindi Grease? Sandy? Ero riuscita ad avere il primo ruolo da protagonista, perché tipo tutti gli altri ero tipo una dei protagonisti, però ero sempre tipo l'animaletto, perché erano tutti animali. L'animaletto. Rompipalle della situazione, tipo ho fatto Zazu, Sebastian, Ciuchino. No vabbè, fammi un pezzettino di Sebastian. Non me lo ricordo, mi ricordo solo che la prima scena arrivavo così, camminavo così, di lato così. Male. Ero tutta rossa, sto robettino alto. Ma avevi l'accento giamaicano anche? No, parlavo così, normale. Ormai solo quando ho fatto La Bella e la Bestia, che ho fatto Lumière, avevo l'accento francese. Ma dai, dai, fammi un pezzettino di qualcosa, su. Mi ricordo solo tipo... Non me lo ricordo, tipo... C'era tipo Lumière che faceva tipo... Lei bacia lui bacia lei, e quindi puff, via l'incantesimo! Cosa che mi ricordo, ero alta un metro e una banana lì, così. Amore. Mi ricordo è stata due ore così, perché dovevo tenere le candele. Questa cosa fantastica. Bisogna trovare i video di questo, perché sicuramente i genitori su Facebook ci sono ancora. Ci sono? Sì, sto male. Oh my god, raga, correte su Facebook di mio padre. No, adoro, esatto. Fantastico. E senti, invece, parlando appunto di social, eccetera, giustamente su YouTube le cover e quant'altro, e poi mi dicevi che ti dedichi anche un po' a TikTok, un po' per divertimento, un po' magari per tenerti in contatto con la community, eccetera, eccetera. Cosa ne pensi dei social un po' emergenti tipo TikTok? Cioè, secondo te, quale sarà il social che tra quelli che ci sono in questo momento sarà il più forte poi nel prossimo futuro? Allora... Sicuramente Instagram, perché Instagram comunque rimane una cosa aperta a tutti, TikTok, cioè nel senso anche TikTok è aperto a tutti, però ha più un pubblico diverso. Cioè TikTok ha un pubblico veramente piccolino, perché se io mi ricordo che ho fatto un TikTok dove chiedevo che classe fate, ho avuto commenti anche tipo terza elementare, certo. Mi ricordo che in terza elementare non avevo neanche il telefono, invece Instagram sono un po' più grandi e quindi comunque, cioè, Instagram ci sono, non so, anche i politici, o ci sono persone comunque più grandi. TikTok, o nel senso, pian piano, perché anche comunque Instagram una volta era solo per giovani. Sì. Però l'idea iniziale di TikTok non è la stessa di Instagram, quindi
TikTok secondo me rimarrà comunque sull'area giovani, non andrà troppo a e rimarrà sempre così proprio per il format che sì, è esatto, no? Per il format, cioè del balletto eccetera, ci sta anche il video comico, ci sta anche il video serio eccetera, però il format è sempre questo video di massimo un minuto, certo, dove non puoi neanche scrivere tanto. Invece su Instagram puoi mettere anche un video, anche se è di 60 secondi, puoi scrivere una didascalia lungo, è vero. Invece su TikTok no, è come una statuta, cioè come in Twitter che scrivi 140 caratteri, quindi certo. Però senti, invece tornando bomba alla carriera musicale, che è la cosa che più mi intriga, no? Come, a cosa stai lavorando adesso? Adesso è uscito il tuo, il tuo singolo, c'è dietro un album, state lavorando un album? L'album è un po', cioè nel senso è un po' prestino, l'idea in testa c'è perché ho una voglia di fare che è enorme. Adesso stiamo lavorando al secondo singolo, quindi presto uscirà il secondo, e l'album sì, si arriverà, perché si arriverà secondo me, cioè ho questa buona impressione, senti. E poi anche cioè, il mio produttore, anche lui è molto gasato su questa cosa, vogliamo fare tante cose. Di concreto da dire, ok, succederà, c'è il secondo singolo. Poi, bene, appunto, segnatevelo, seguitela perché il secondo singolo arriva. E ecco, insomma, di sicuro voglio comunque la carriera sui social, sì, però non voglio che sia appunto il mio solo quello. Certo. Cioè, se io penso a un lavoro nel mondo, in questo mondo qua, è la musica. Certo, che poi è quello da cui tutto è iniziato alla esatto, fine, no? Esattamente. Senti, ma questa canzone, come il Titanic, se non avete ancora sentita, volate su, dove la trovano? Su Spotify sicuramente? Da Spotify, su YouTube, parti, no? ovunque. Ok. Com'è nata? Quanto input c'è da parte tua nella canzone? Allora, io il mio problema, tra virgolette, con la musica è stato che io scrivevo solo testi e non riuscivo a metterci una melodia sotto. Quindi io avevo scritto questo testo tipo a ottobre dell'anno scorso a scuola, perché la scuola è un ambiente che diciamo non vivo benissimo, e quindi, cioè nel senso, io scrivo quando sono triste, quando sono felice, cioè non è che scrivo, vado fuori e mi diverto. Certo. Quindi era un momento triste, il prof stava spiegando, a me non interessava nulla, non fatelo, e mi sono messa lì a scrivere. Poi ho conosciuto appunto questo produttore a luglio, e è stato, agosto è stato un periodo un po' bruttino per me, perché lui in realtà mi aveva consigliato una canzone più strong, più allegra. Sì. Invece in quel periodo lì io non stavo bene, erano successe tante cose una dietro l'altra, quindi era un periodo molto giù. Ho detto no, io voglio uscire con questa canzone giù perché rappresenta quello che sono io adesso. Certo. E poi perché appunto era uno dei testi a cui tenevo di più, perché era proprio uno dei testi che mi rappresenta, proprio questa è Serena. Certo. E quindi comunque il testo appunto è mio. Il 99% è mio, c'è cioè qualche verso appunto che mi ha dato una mano a scrivere il produttore. Certo, anche perché è da adattare poi esatto, alla musica, immagino. Esattamente. E poi la melodia l'abbiamo creata insieme, lui mi aveva dato un input di melodia e poi l'abbiamo ideata insieme. Certo, insomma. Certo, ho capito, molto bello. E quindi tu hai un backlog di testi mostruoso, immagino, sì, ho tantissimi testi, ho tantissima voglia di fare, adesso sto scrivendo tantissimo di nuovo, ho un quadernetto così pieno, che però non hanno una melodia, quindi sono mezze tipo poesie buttate lì, certo. Però prima o poi arriverà il momento che prenderanno forma, insomma. Senti, a me interessava molto questa cosa a cui hai accennato, no? Al fatto che se devi scrivere, o meglio, se è un momento magari un po' giù, no? Un po' triste, non proprio allegrissimo della tua vita, ti viene spontaneo il fatto di metterlo giù in testi, in poesia, tra virgolette, no? Questa cosa mi interessa molto perché so che in effetti il processo creativo di tanti artisti è molto legato al loro stato d'animo in quel momento, e quindi normalmente gli artisti hanno un'interiorità, una sensibilità molto forte, no? E ad esempio io sono una persona abbastanza piatta, cioè nel senso non mi faccio prendere dall'emotività perché proprio non sto male, non riesco a gestire bene, no? Le emozioni, sto male. E invece tu mi pare di capire che sia l'opposto, no? Sì, comunque, io sono sensibilissima, cioè un sacco, cioè a me la minima cosa fa star male. Ed è non un bene in realtà, perché sono tipo, uno può rispondermi male, io magari ci sto male tutta la giornata. E sì, insomma, cioè alla fine mia mamma mi dice sempre, sembri Marco Masini, nel senso che scrivi tutte canzoni tristi, faccio mamma ok, però ripeto, se sono felice non è che mi metto lì e scrivo. Certo, fai. Scrivo nel momento in cui sono magari a casa da sola, sto pensando, mi sto annoiando, cioè tra virgolette annoiando, e penso a tutte le cose,
magari alcune cose le scrivo anche, cioè non è che sono sempre i testi del tipo voglio tagliarmi le vene, la mia vita, no, fa schifo, cioè, no, però insomma. Cioè tipo ho scritto una canzone che, cioè, parla del fatto di amare se stessi, eccetera, questa cosa qua, quindi non è proprio da tagliare, non è proprio deprimente. La voglio sentire questa quando uscirà poi. Spero di farlo uscire. Prendiamola al terzo singolo, facciamo una petizione. Spero, spero, perché l'ho scritta un mese, un paio di settimane fa e mi piace tantissimo. Ah. Un botto, mi piace un sacco. Proprio fresca, fresca. Bene, bene, mi fa molto piacere. Senti, allora, scusami, cambiando proprio completamente argomento. Come siamo a GameStop Zinger. E qua dietro c'è una quantità mostruosa di merchandise. Un sacco di cose fighe, infatti. Scusate, approfitto, l'ho già fatto, ma... devo rifare. Che stupendo, meraviglioso, l'adoro. Si parla di, siamo quasi sotto Natale, insomma, e si parla appunto di regali di Natale. Ci sono un sacco di bei regali di Natale e tantissimi sono a tema Harry Potter. Mi dicono che tu sei una Potterhead. Un botto, vero? Sì. Io sono l'esatto opposto. No, appena, Civil War. Sono appena uscita con un mio amico che mi fa che non ha mai visto Harry Potter, che non gli piace. No, io li ho visti tutti. Li ho visti tutti. Vai via, hai perso la mia stima, se non ti piace Harry Potter vai via. No, non dire così. No, no, quello no, dai. No, no, diciamo che io sempre, sai cosa, io sono quando è uscito ero piccolina io, no? I libri, eccetera, sì. No? Solo che ero in quella fase della, non me ne frega niente, ve lo dico lo stesso, ero in quella fase della vita in cui vuoi fare quella grande, no? E quindi il libro per bambini, è schifo! Io avevo letto Signore degli Anelli. È una scoppiazzatura, non c'entra niente, non c'entra niente, niente! È una scoppiazzatura di Signore degli Anelli, ha! Non lo dirò mai! Signore degli Anelli mai letti, mai visti. Ecco, questo è male, persone, mia stima, no, scherzo. Ciao. No, però questo è male. Tra parentesi, se, non so se tu sei brava in inglese o se sei più forte in italiano, sappi che sta per uscire una nuova edizione di Signore degli Anelli tradotta in italiano con una traduzione completamente diversa, che è sicuramente più accessibile, secondo me, quindi insomma... andrò a leggerlo. Riprendilo. Esatto. Facciamo un patto. Io mi leggo tutti gli Harry Potter. Ok. Ne ho letto uno solo, ho letto il primo. Io mi leggo tutti gli Harry Potter e tu ti leggi il Signore degli Anelli, che è molto meno, perché Harry Potter sono sette libri, sette cazzo di libri, mentre il Signore degli Anelli in realtà è uno solo che è stato diviso in tre, quindi è un bargain, bene, è un bargain, fatto. Quindi ecco. No, ma raccontami un po', sei una Potterhead, ma quindi sei cresciuta con i libri, con i film? Più con i film, nel senso che c'era mio fratello che li guardava, eccetera, inizialmente mi facevano paura, tipo... perché era comunque, ero piccolina, cioè il primo film, se non sbaglio, è uscito nel 2001. Sì, 2001-2002. Io sono nata nel 2001, sì, quindi... sì, però poi l'ho rivisto, l'ho, cioè tipo mio fratello è fissato con la Camera dei Segreti, lui si guarda sempre la Camera dei Segreti, sempre. Qual è il numero? 2. E quindi da lì vedevo sempre guardare questo film, infatti io la Camera dei Segreti non la guardo mai, perché lo so a memoria, quindi mi guardo su tutti gli altri, poi c'è stato un periodo tipo verso le medie, che ho letto tutti i libri, cioè tutti no, sono arrivata al quinto, però devo leggerli tutti. Non li ho ancora letti tutti? No, sono mezza. Ai, capito, sì, fa la morale agli altri, non ho letto tutti i libri. No, però cioè nel senso, ma perché non sono troppo troppo amante della lettura, devo avere proprio l'input che dico ok, ora leggo. Se che no, poi magari inizi a leggere e non smetti più quelle volte. Esatto, lì, ci sono quelle volte lì che sei tipo ok. Che non mangi, non bevi. Esatto. Ma io sono ore che non mangio. Sono ore che non bevo. E, senti, quindi non sei una lettrice accanita, però mi pare di capire che invece un altro tipo di media, quindi TV, cinema, eccetera, lo consumi sì, in maniera piuttosto consistente. E quindi sei anche un amante di Netflix, sei una che fa Netflix and chill. Esatto, tipo la mia vita è letto, divano, Netflix. Quindi e canto esatto. Ho quando una, mi ricordo. Una vitalità di una... di un ottantenne. No, no, dipende. In questo periodo sì, perché brutto tempo, fa freddo, ho sonno, mi sveglio presto la mattina, faccio scuola, poi sono stanca, voglio dormire, ma devo studiare. E quindi alla fine finisco la sera a fare a guardare Netflix. E senti, così, ultima domandina. Netflix, qual è una serie che ci consigli? Anche mainstream per quanto mi riguarda. Allora, è su Netflix. Però non è di Netflix, Lost è tipo la mia serie preferita in assoluto, okay. Bellissima. E poi The 100 anche, che non è però completa su Netflix, però non c'è tutta su Netflix. E una invece originale Netflix, vabbè, Casa di Carta è una delle mie preferite. Ah certo, certo, ho fatto il botto la Casa di Carta. C'era uno stand a Lucca che era una roba... Quello ho visto, appena uscito, quindi quando ancora tra virgolette non...
se la cagavano. When it wasn't cool, yeah. I used to watch it, right? Però bella, bella, molto bella. Bene, carissima Serena, io ti ringrazio tantissimo, sei veramente adorabile. Grazie. E ti auguro veramente ogni bene nella tua carriera musicale, grazie, perché te lo meriti. Continuate a seguirla perché sicuramente ne verranno fuori delle belle. Ma fuori delle bombe, delle mega bombe. Spaccare. Ottimo, fantastico, grazie ancora veramente, io ti saluto e noi ci rivediamo tra pochissimo. Bene, rieccoci, come vi anticipavo prima, oggi vi darò qualche dritta su possibili regali di Natale, visto che comunque la data si avvicina, mancano circa una ventina di giorni, io non ne posso più. Allora, volevo partire parlandovi di giochi da tavolo. Ne abbiamo un sacco qua da spacchettare o comunque da guardicchiare e partiamo subito dal primo, che è 15 uomini, che... Eccolo qua, gioco a tema piratesco, hello! Gioco a tema piratesco, questo ve lo posso anche aprire e far vedere un attimino, che è molto molto carino. E la cosa interessante è che acquistando questo gioco, intanto ve lo apro e faccio vedere la board, eccola qua, guardate che bellina, ma che bello, ma come è settata bene questa camera, grazie Mr. Cameraman. Vi dicevo, comprando questo gioco la cosa carina è che avrete una card speciale, ovvero la card di Willy Lorbo, che se non sapete chi è, perché probabilmente non avete visto i Goonies, film assolutamente cult. Stavamo guardando, questa è la board, questo è ovviamente il libretto di istruzioni, è un gioco da tavolo ma anche di carte, come vedete, è molto carino, l'abbiamo provato molto rapidamente, come vedete qua ci sono proprio tutti i dettagli di tutte le carte che trovate all'interno di tutti i vari pirati, molto molto bellino, dentro ci sono i segnalini di legno, i dobloni, guardate che belli, i dobloni sempre in legno con i dettagli dorati, ecco qua, potete vedere, qui ovviamente ci sono le carte e questa è un'ottima opzione come regalo ma soprattutto come gioco da tavolo per il periodo invernale, quando siete a casa, fa freddino. Vi chiudete nel vostro bel soggiorno con la vostra copertina con le maniche. Ce l'avete la copertina con le maniche? Tanta roba la copertina con le maniche. Quindi insomma, questa è un'ottima opzione. Un altro gioco che acquistando nel periodo natalizio qua da GameStop Zing vi ritrovate automaticamente un regalino allegato è Mystery House, che è un gioco molto molto carino di cranio, che praticamente, fondamentalmente che cos'è? È un escape room in versione gioco da tavolo, quindi avete uno scenario, c'è proprio fisicamente, molto carino, l'ho aperto, fisicamente c'è una specie di, appunto, di scenario, scenografia, ecco, diciamo, di cartone nella quale vi potete muovere, il gioco dura circa un'ora, durante il gioco esattamente come un escape room dovrete girare per questo scenario e scoprire tutta una serie di indizi e di cose per progredire nel gioco. Come vi dicevo, anche in questo caso vi ritrovate automaticamente con un gadget che vi faccio vedere subito, che è questo qui. Praticamente sono delle flashlights, ma sono flashlights particolari nel senso che vi serviranno durante appunto il gioco, ve le faccio anche vedere da qua, magari queste ve le apro anche, vi servono proprio durante il gioco perché grazie a queste potrete scoprire tutta una serie di indizi, ecco qua che carine. Mystery House, hanno anche il loghettino scritto sopra, vi aiuteranno a scoprire tutta una serie di indizi durante il vostro perlustrare la casa. Quindi insomma, una cosina molto molto interessante. Ma passiamo oltre. Un'altra roba molto figa per Natale, che io vi consiglio caldamente, sono gli Advent Calendar di Funko. Adesso ve ne faccio vedere un paio, ovviamente non ve li apro perché non voglio spoilerare che cosa c'è all'interno, ma sono molto molto fighi. Ve li faccio vedere, ad esempio questo qua è quello di Harry Potter. Come vedete, all'interno di ogni Advent Calendar di Funko ci sono 24 mini figure Funko. Quindi, cioè, per quello che pagate avete 24 mini figure. È veramente un'offerta eccezionale. Tutte ovviamente a tema, in base ovviamente al calendario che andate ad acquistare. Per esempio, all'interno di quello di Harry Potter sicuramente potrete trovare queste tre figure, che sono Hermione, Harry e Ron nella loro versione, diciamo, del ballo, che è piuttosto iconica. Una volta aperto trovate questa scatola, che tra l'altro sono tutte molto belle, tutto molto ben curate, come potete vedere.
tac, aprite e come vedete ci sono 24 caselline e all'interno di ognuna c'è una mini figure Funko, quindi raga, veramente tanta roba. Questo, come vi dicevo, era quello di Harry Potter, ce ne sono anche di molte altre versioni che vi faccio vedere molto rapidamente. Ad esempio c'è la versione di Fortnite, giusto per dire, guardate qua, anche qua 24 minifigure, qua in questo caso esternamente potete vedere più o meno tutto quello che troverete, sono veramente tanti quindi non ve li elenco tutti. Vi faccio vedere un pochino com'è dentro la scatolina, anche in questo caso non ve la apro, voilà, le vostre 24 fantastiche caselline e in ognuna si racchiude una minifigure Funko. Mettiamo via questa, l'ultima che volevo farvi vedere, vediamo se riesco a recuperarla perché è lontana da me, quindi mi devo tipo allungare, quindi rischio di tirare giù tutto il set, ma ce la posso fare. Attention, sbabbi molto atletica, ma proprio per niente. Oh, eccolo qua, l'Advent Calendar di Marvel, yay, personalmente tra questi il mio preferito chiaramente, faccio vedere anche qua così. All'interno sicuramente potete trovare queste minifigure, quindi c'è Iron Man, Rocket Raccoon, c'è Captain Marvel, c'è Thanos, Captain America e Venom. Anche qui volevo farvi vedere un pochino la grafica sia esterna che interna. Secondo me è molto bella anche appunto la confezione, anche questa è molto bella da esporre in casa, le vostre 24 caselline e la vostra grafica Marvel. Molto molto bello, quindi per quanto mi riguarda ovviamente per il periodo natalizio cosa c'è di meglio che un advent calendar, giusto? Qua mi allungo di nuovo. Oppure se non è questo il genere di gioco o di gadget, no, che vi aggrada, un'altra opzione molto carina, molto pucciosa sicuramente, sono i peluche di Pusheen. Se avete mai fatto un giro, sicuramente l'avete fatto nei negozi di GameStop Zing, sapete che c'è un assortimento di peluche veramente eccezionale e quelli di Pusheen sono probabilmente tra i fan favorite, quindi vi li faccio vedere. Ecco qua abbiamo la versione di Pusheen. Pusheen chi è? Non conoscete Pusheen? È una gatta. Come fate a non conoscere Pusheen? Vuol dire che non siete mai su Facebook. Abbiamo la versione, penso che sia, non so se è unicorno o narvalo, non mi è chiara questa cosa. Comunque è bellissimo, è morbidissimo. Comunque in negozio ce ne sono molte di versioni, adesso ve ne faccio vedere giusto due. E poi c'è la versione con colo gelato. Io personalmente ho quella con la ciambella perché è bellissima. Che cicciosità, guardate che cicciosità. Ma è una gatta o un gatto? Ditemela voi questa cosa perché non mi è chiara. Ah, giusto, approfitto di essere in questa zona del set per farvi vedere un altro interessante gadget pappabile come regalo di Natale, ricollegandomi all'Advent Calendar di Harry Potter, il mantello dell'invisibilità di Harry Potter. Mi ho detto, come funziona il mantello dell'invisibilità? Sì, funziona, ovviamente dovete utilizzare per forza di cosa un'app perché la magia per il momento non ha ancora raggiunto i nostri lidi, però è molto molto carino, ve lo faccio vedere rapidamente. Praticamente rispecchia in tutto per tutto esternamente la grafica di quello originale, come vedete, quindi ha proprio la stampa con il design della versione che vedete nel film. E poi ovviamente all'interno tra virgolette è completamente verde, che significa che se lo rovesciate essendo double face e lo indossate poi utilizzando l'app, essendo verde, potete sparire. Io lo provo, vediamo se Federico dalla regia mi può far sparire, può far fluttuare la testa, vediamo un po'. No, probabilmente no, però vabbè, ci si prova. Che cringe, quanta cringe. Bene, quindi se siete fan di Harry Potter questa è un'ottima opzione, veramente molto carino. Come vi dicevo c'è l'app dedicata, dall'app potete salvare video, foto e quant'altro, ovviamente condividerle. E adesso vediamo se riesco a rinfilarlo senza fare danni o se cederò e lo lancerò dietro alla regia. No, ce l'ho fatta, incredibile. Wow, sto diventando brava con lo sbox, lo sboxare, l'unboxare e il riboxare, incredibile, sono veramente scioccata. Bene, un'altra cosa che volevo farvi vedere è un altro gioco da tavolo, scusate, non sto andando in ordine, sono veramente scandalosa. Un altro gioco da tavolo barra di carte in realtà, che è quello di God of War, e ve lo vado proprio a sboxare. Si può sboxare? Amica Virginia, si può sboxare, quindi ve lo sboxo, chiedo, non si sa mai. Gioco di God of War, come dicevo, gioco di carte, è il gioco ufficiale
praticamente il vostro compito in questo caso è quello di salvare Midgard dalla distruzione. Impersonerete i panni dei personaggi principali, ovviamente, quindi Kratos, Mimir e compagnia cantante. È un cooperativo a quattro giocatori che fondamentalmente vi spinge a provare più combinazioni possibili e quindi cercare di fermare ovviamente Ragnarok. Ecco qua, qua abbiamo ovviamente il regolamento, quindi le istruzioni. Questi sono i segnalini di cartone. Cosa faccio con in mano questo? Volete sentire una cosa fastidiosa? Che odio! Era peggio il mio grugnito che mi scappa ogni tanto. Questo suono terribile. Fatemi sapere nei commenti. Come dicevo, questi sono i segnalini. Vi faccio vedere anche dalla telecamera superiore un pochino meglio. Altri segnalini. Ecco, questi sono i segnalini ovviamente dei personaggi con Kratos e tutta la cumpa. Ok. Qua. Mettiamo le carte da questa parte, aspettate che ve le faccio vedere un pochino meglio. Allora, qua c'è il dado. Eccolo. Questi sono ovviamente gli stand di plastica per i vostri personaggetti. Oh, guarda che bello. Questi penso che siano delle sorte di buff. Dopo magari vi leggo bene cosa c'è scritto sul retro per avere un po' più di cognizione di causa. Ecco le carte, ovviamente carta status. Oh. Quante carte, caspita. Sì, questo ovviamente si capisce da come ne sto parlando, non ci ho giocato personalmente, ma ci tenevo ad aprirlo e farvelo vedere un attimino perché sembra proprio molto molto figo. Poi God of War ovviamente a me piace tantissimo come videogioco, quindi non posso che essere discretamente gasata per la versione board game barra card game. Quindi ecco, gioco di carte di God of War, se siete fan della serie di videogiochi, secondo me è assolutamente da provare. Come dicevo più o meno, guardate quanta roba, 70 carte azione iniziale, 88 carte azione miglioria, 6 carte missione, 4 carte boss finale, c'è un sacco di carte raga, veramente un sacco di carte. Bene, fantastico, vediamo dove riesco a rimettere questo. Volevo farvi vedere velocemente un'altra cosina che era molto molto carina, dove l'ho messa e sono troppo... Ah, eccolo, sempre collegandoci agli advent calendar precedenti. Volevo farvi vedere lo zaino di Fortnite. Ovviamente nei negozi GameStop Zing di merchandise di Fortnite ne trovate veramente a bizzeffe. Ci sono un sacco di cose carine, ci sono le magliette, ci sono un sacco di gadget. Ma soprattutto c'è questo zaino con il lama, che è carinissimo. Guardate che bello, vi faccio vedere anche da sopra. È super cute. Azzurrino, bello capiente, guardate quanto è grosso. Con la sua bella testona davanti. Proprio tipico zaino, diciamo, di scuola, no? Con il loghino Fortnite, ovviamente, sulle zip. Ah! Faccio vedere quanto è capiente, guardate che bello. E con la sua bella tasca, ovviamente, per il PC, il laptop, che è la stessa cosa. Perché non so parlare? Volevo dire il tablet, il PC, il tablet, anzi il laptop, il tablet. Ragazzi, c'è differenza tra notebook e laptop? Fatemelo sapere. Perché io li uso indifferentemente come termini, ma sicuramente non sono la stessa cosa. Quindi insomma, super carino anche questo. Spero che tutto questo unboxing vi sia piaciuto. Ci sono veramente un sacco di cose in negozio. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere era questa, che era la lampada di Super Mario, che tutte le volte che la accendete e la spegnete fa questo fantastico suono direttamente dal gioco. Bene bestie, il tempo a disposizione è scaduto, io spero che la puntata vi sia piaciuta, che tutti questi gadget che vi ho fatto vedere oggi vi abbiano ispirato per i vostri regali di Natale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Partito. Fai tu il chat? No. A posto. Avete fatto male a darmi il chat perché adesso... Ah, ho fatto il chat.